devo andare a chiudere, fa troppo caldo qua. Io vi lascio comunque tutti i link qui sotto in descrizione dove ci sono i commenti, voi potete andare a trovare il link. Ed eccoci qua con il nostro riscaldatore a gasolio, perché negli scorsi video, se vi ricordate, vi ho spiegato più o meno il suo funzionamento, perché adesso sta arrivando il freddo. È vero che attualmente siamo ad ottobre e ci sta risparmiando, diciamo, però sicuramente arriverà il freddo, quindi vogliamo prepararci un po' prima. Quindi io vi sto facendo vedere adesso come funziona. Adesso quello che dobbiamo fare è mettergli il gasolio. Io sono andato a comprare il gasolio, ve lo faccio vedere. Ne ho preso un paio di litri e glielo andrò a inserire qui dentro. Quindi andiamo subito ad inserirlo. Eccoci qua, andiamo a metterglielo senza ovviamente evitare di fare come me. Una bella bidona pulita che non deve uscire, che non vogliamo impuzzolire. Se abbiamo ovviamente un imbuto forse è meglio, così non andiamo a sporcare. Andiamo a buttargli tutto il nostro gasolio qui dentro. Il mio era un po' sporchino di olio, per quello lo vedete un po' più nero del normale, ma anzi ce n'era quasi niente. Ma sappiamo che il gasolio è fatto anche di olio, quindi va bene lo stesso. Tanto questo si mangia tutto, non vi preoccupate. Poi andiamo a dare una bella scrollata. Io adesso ve l'ho smontato, perché questo ovviamente lo andavo ad attaccare al mio mobiletto che ho costruito così un po' artigianalmente, ma adesso per farvelo vedere l'ho attaccato qui, perché noi lo accenderemo direttamente da qua. Andiamo a chiudere. Questa è la sua marmitta. Nello scorso video vi ho fatto vedere che avevo preso una prolunga da collegarci, perché io lo vado a collegare fuori, e ce la andiamo a montare. Ricordatevi di mettervi la fascetta, così poi lo potete stringere. Andiamo così, gliela infiliamo bene dentro qua, prendiamo la nostra bella fascetta e la stringiamo. Dopodiché, come vi ho fatto vedere nello scorso video, ho comprato l'alimentatore, perché costa una ventina di euro oltre a lui, perché lui non è dotato di alimentatore. Ma io vi lascio tutto in descrizione, quindi lo potete trovare qui sotto. Allora prendiamo la corrente che ho collegato e andiamola ad attaccare. Come vedete lui si è già acceso, vedete abbiamo il suo display. Io l'ultima volta l'ho acceso a gennaio. Adesso siamo a ottobre, quindi è un pochettino, quindi devo capire se si accende normalmente. Se parte al primo colpo è davvero una bomba. Ok, parla russo, non vi preoccupate. Inizialmente lui partirà con un rumore un pochettino più forte, perché si deve scaldare. E adesso vi lascerò il microfono qui vicino, così sentite tutti i suoi rumori. Adesso ovviamente ce n'è poco rumore, è tutto in base al livello che gli date di potenza, perché al minimo veramente scalda piano piano, ha la sua ventolina piano piano e va avanti per un bel po' di tempo. Poi potete dargli molta più potenza, se volete fino al terzo verde siamo in economy, poi inizierà un pochettino a consumare di più, fin quanto arrivare al massimo che sarà l'alto livello, che consumerà molto di più rispetto al normale, ma scalderà molto molto di più. Io di solito l'ho tenuto più o meno su questo livello e devo dire che ha scaldato molto la stanza, quindi non è un problema. Adesso lui si sta scaldando, sta cercando di, penso, di tirare la benzina, il gasolio, vediamo. Ecco, quando fa questo è la pompetta che sta tirando. Io adesso questo lo lascio così. Vedete come sta tirando il gasolio? Appena arriverà tutto senza aria, senza bolle, lui partirà. Ecco che il nostro aereo sta partendo. E dobbiamo semplicemente verificare. Qua adesso sento aria arrivare. L'aria si sente. Ok, inizio a sentire un pochettino di odore della marmitta, ed è per quello che comunque sta fuori, non è un prodotto che deve stare all'interno. Però quello, l'unica cosa che deve entrare è il tubo, questo qua, questo deve entrare in casa.
Io vado a sentire, già si sta scaldando. L'aria è molto forte. Da questo lato possiamo vedere che qua prende l'aria fredda, e questo è quello che fa più rumore di tutti, in realtà, quindi se sta qui dentro non lo sentiremo più. Ecco, come vedete adesso si sta abbassando, perché dopo che si è scaldato lui si assesta e poi andrà a partire il calore di qua. Infatti adesso devo dire che sento molto calore uscire da questo lato. Non ho un termometro, ma se lo trovo ve lo faccio vedere. Ok, devo dire che adesso è passato un po' di minuti e questo è rovente. Infatti se ci metto la mano qua davanti, veramente butta aria, molto calda, questo brucia. E voi immaginate un qualcosa del genere che, scusate il microfono, ma qualcosa del genere che butta calore costantemente all'interno ed è molto caldo. Ve lo volevo far vedere con un termometro, ma attualmente non ce l'ho, quindi devo dire che è un prodotto che mi affascina molto. Alcuni dicono che consuma molto, ma in realtà io con un litro ci faccio tutta la giornata. Ovviamente che se vado a aumentare qui i livelli al massimo, vi faccio vedere come aumenta la potenza, questo va a sparare molto di più. Però è chiaro che il consumo del gasolio arriva, ecco, adesso brucia tanto qua davanti, brucia molto, e questo sta andando. Facciamo solo questo test, questo brucia, devo andare a chiudere, fa troppo caldo qua, basso il livello e lo vado a spegnere tenendo premuto off. Lui si è spento, off, e lui si va a stabilizzare. Quindi cosa possiamo dire nel frattempo che si spegne? Allora, posso dire che è un prodotto che mi ha davvero stupito, perché questo ci può veramente aiutare nel periodo del prima inverno, del pre-inverno e l'uscita dell'inverno, perché i primi 20 giorni, un mese, possiamo usare questo e scalda assolutamente, così andiamo a risparmiare. Se abbiamo una stufa a pelle al camino oppure del gas, lo andiamo a risparmiare, perché con un litro di gasolio voi lo accendete nel momento che siete a casa, siete tranquilli. E poi il fine inverno, perché quando le temperature cominciano ad alzarsi, questo qui vi può aiutare la mattina quando vi alzate, e assolutamente risparmierete un sacco di soldi. Questo lo consiglio vivamente. Io vi lascio comunque tutti i link qui sotto in descrizione, dove ci sono i commenti, voi potete andare a trovare il link. Io vi lascio questo qui che i camionisti e i camperisti lo chiamano webasto, perché viene utilizzato nei camper e nei camion, però questo qui, se è utilizzato come lo facciamo noi, è un'ottima soluzione. Io, come vi ho detto, vi lascio il link in descrizione, andate a dare un'occhiata, ce ne sono vari, io ve li posto vari, di varie potenze, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Continuate a seguirmi nel canale, lasciare un mi piace e accendere la campanella, che è molto importante per ricevere una notifica che è uscito il mio video, e rimanete sintonizzati. Ciao. Adesso lo vado a montare a casa.